Ciao ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati su Mucchio TV. Io sono VG Future e oggi sono orgoglioso, perché oggi sono veramente orgoglioso di presentarvi questo pacco qui che mi è arrivato dalla Rockstar. E mo andiamo a spacchettarlo insieme, vediamo che cosa è arrivato. Allora, prima cosa che dico praticamente sempre, noi abbiamo un gruppo su Facebook che si chiama Red Dead Redemption 2, gruppo italiano, è un grosso gruppo, sta crescendo, veramente stanno entrando tante persone, quindi se anche tu sei un amante di Red Dead Redemption 2, iscriviti. Ok ragazzi, dopo questa piccolissima premessa vi faccio vedere che cosa è arrivato qui. Allora, questo è un pacco che mi è arrivato dalla Rockstar venerdì, mo non so oggi quando vedrete il video voi, però mi è arrivato lo scorso venerdì e io credo di sapere che cosa c'è dentro, però non lo voglio ancora dire perché ho aspettato insomma di fare il video per vedere insieme a voi che cosa c'è effettivamente in questa scatola. E quindi la andiamo a aprire insieme. Allora, io mo tra l'altro non mi sono messo neanche in una posizione buona per poter aprire la scatola, però insomma l'aprirò qui davanti a voi. Facciamo questo unboxing proprio arrangiatissimo. La Rockstar mi perdonerà per questa cosa, però quando ci vuole bisogna essere selvaggi. Tra l'altro sta colla che è proprio tosta. Non volevo spaccarlo e lo scatolo proprio perché ci sta il logo della Rockstar, me lo volevo tenere. Comunque, andiamolo ad aprire. Ok. Ragazzi, vediamo insieme che cosa c'è dentro. Allora, voilà. Allora, prima di tutto, dentro, io già ho visto più o meno che cosa c'è. Allora, c'è pubblicità della Rockstar Warehouse, che è praticamente lo store digitale di Rockstar, dove però si possono comprare pure delle cose, insomma, dei gadget. E lo mettiamo qua. Poi ancora, c'è una cartolina di Red Dead Redemption 2, che non so, è pubblicità, praticamente è solo pubblicità. E poi che cosa abbiamo qui? Madonna ragazzi, che cosa abbiamo? Aspetta che lo caccio. Sapete che cosa è questa, ragazzi? Questa è la maglia di Red Dead Redemption 2. È una delle maglie di Red Dead Redemption 2. E tu dirai, ma perché la Rockstar ti ha mandato la maglia di Red Dead Redemption 2? E mo ve lo spiego. Aspettate che c'è un altro, che c'è altro. Appoggio qua, poi lo apro e vi faccio vedere. Ragazzuoli, forse qualcuno di voi la riconosce. Questa è l'altra maglietta t-shirt di Red Dead Redemption 2 con logo Rockstar. Allora, mo e andiamo ad aprire. Però vi voglio fare prima questa, vi voglio spiegare perché. Non è che mi aspettavo che mi arrivasse, attenzione. Però quando ho visto il logo Rockstar e ho intuito, pensavate che usciva Red Dead Redemption 2, ci speravo pure io, però niente male. Allora, la Rockstar ha fatto sul suo sito, fece un concorso, bastava iscriversi ed essere iscritti al social club di Rockstar. Io tra l'altro l'ho detto pure ai ragazzi del gruppo, ho pregato loro di iscriversi, alcuni si sono iscritti, non so se hanno partecipato pure al concorso perché ho messo proprio il link del concorso. A quanto pare sono stato selezionato e mi sono arrivate le magliette della Rockstar. Tra l'altro l'indirizzo è Rockstar Games 10626 York RD Suite E, Cockesville MD 21030, e c'è scritto proprio sulla scatola il logo della Rockstar, poi c'è scritto Rockstar Warehouse, che appunto è l'altra, è lo store digitale di Rockstar. Allora ragazzi, andiamo a aprire questa cosa.
una delle magliette. Qua cominciamo con Outlaw for Life. Eccola qua. Madonna che bello. L'odore è proprio di nuovo. Allora, apriamola. Ragazzi, non credo che abbia bisogno di presentazione. Dopo me la metto pure, così vedete pure come mi sta. Eh? Bella proprio. Bella proprio assai. Questa è la prima maglia della Rockstar che ho. Ok. Ora andiamo a fare l'unboxing pure dell'altra. Della maglia Redemption. Che proprio... Non potevamo farci una maglia proprio Red Dead Redemption, solo Redemption, vabbè, non fa niente. Tra l'altro ci sta però del primo. Belle magliette quelle della Rockstar. Ok, apriamola. Lasciamola fuori. Voilà. Redemption. Questa è la maglia, la seconda maglia. E mo li andiamo a provare tutte e due, vediamo come mi vanno. Tra l'altro io ho preso la M sperando che queste taglie americane non siano troppo malvagie. Ci vediamo tra un po' appena vi metto le maglie. Ragazzi, maglia numero 1, questa è la M, effettivamente mi ho un po' attillata, però va bene così, poi quando la laverò uscirà meglio. Allora, questa come vi pare? Ora facciamo un piccolo sondaggio se vi piace più questa qua o più quell'altra che mo mi metterò. Eccola qua ragazzi, questa è l'altra maglietta Redemption. Allora vi lascio il piccolo sondaggio proprio qua sopra o qua sopra, non mi ricordo, penso che sia qua sopra. Votate, ditemi secondo voi se vi piace più la maglia Redemption oppure Outlaw for Life. Ragazzuoli, allora questo era tutto per questo unboxing. Veramente sono contento che la Rockstar mi abbia selezionato. Non ho mai vinto nulla nella mia vita, però ho tentato la fortuna con questo qua e la Rockstar mi ha mandato le magliette. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi al nostro gruppo su Facebook, Red Dead Redemption 2, gruppo italiano, perché su questo canale noi trattiamo tantissime notizie di Red Dead Redemption 2.